Sì. Poi c'è un... No, tranquillo. Allora, salve a tutti e benvenuti alla sessione pomeridiana dell'Investday 2018. Partiamo dritti filati perché le informazioni di servizio le abbiamo esaurite. Il primo talk della giornata è l'introduzione a Sodi Linux, che è una distribuzione Linux pensata per le scuole e la didattica italiana. A parlarne ci sono Giovanni Conforti e Sergio Loierto, giusto, dell'ITI Cosentino e del Centro Tecnico di Supporto per gli studenti con bisogni educativi speciali. Prego, buonasera. Allora, perché l'istruzione sta qui? Il nostro approccio è di tipo ideologico, chiarissimo, cioè non ci interessa tanto lo strumento quanto che cosa andiamo a fare con lo strumento. È inutile bombardare i docenti di tecnologie senza poi sapere che fanno. Potrebbe essere un impaccio. E noi preferiamo la lavagna e gesso, il quadernone, anziché perdere le ore a impostare, far funzionare la macchina. E poi a che cosa serve? Noi partiamo, la mettiamo proprio nel senso istituzionale. La scuola non è un customer satisfaction o un mercato di questo o di quello, è un'istituzione, in quanto istituzione deve garantire a tutti l'accesso agli strumenti per la conoscenza, per l'apprendimento, per l'insegnamento, indipendentemente da quello che offre il mercato, giusto? È un diritto. Quindi la scuola non può essere dipendente dal mercato, deve essere autonoma da sé. Se il mercato ci può stare, può essere sussidiario, può essere invitato, ma intanto io garantisco a tutti gli studenti, nord, sud, ricchi, poveri, con disabilità o meno, uno strumento, delle tecnologie per imparare e a me docente per insegnare. Questo è il principio. Non possiamo essere dipendenti da interessi terzi, per quanto legittimi questi siano, giusto? Quindi noi abbiamo pensato che questa potrebbe essere una soluzione. Non noi, ci sta pensando il CNR di Genova da alcuni anni e sotto Linux hanno sviluppato un sistema finalizzato per le scuole, specialmente per le scuole dell'obbligo fino alla terza media e PN superiore, ma utilizzato anche all'università, anche nelle... Adesso qual è il nostro problema? Dobbiamo fare una rivoluzione a livello concettuale ai docenti, ai colleghi. Se non si parte dalle idee, uno si disorienta, pensa che il suo strumento sia finalizzato a se stesso. Così non è. Quindi la nostra difficoltà adesso è far capire all'amministrazione statale, ai presidi, ai colleghi, che bisogna cambiare idee. Ok, e contro questo cosa avremo? L'abitudine, se uno è abituato a usare Word, difficilmente va a LibreOffice, ma anche io se ho fretta, questo lo conosco meglio. Giusta osservazione. È vero che c'è una legge dello Stato che dice lì dove ci sono dei sistemi oppure degli applicativi software multifunzionali, multipiattaforme gratis, eccetera, eccetera, sono da preferirsi a quelli commerciali, ma questa cosa, questa norma, non lo osserva nessuno. Voi sapete le lobby che girano al Ministero, ok? Poi c'è l'offerta commerciale. Se uno presenta come all'università qui, ho sentito che Windows vi offre tutto gratis, Microsoft. E va bene, andiamo a quello. Però voi vi siete legati le mani per sempre, non avete la libertà. Quello che c'è nella macchina lo decidete voi, lo decidono loro. Come apprendere, che cosa apprendere? A parte la gestione dei dati, non dipende più da voi. Voi avete una licenza, avete solo l'hardware in mano, il resto non appartiene a voi. Ok? Io non posso essere un docente in classe con una matita che poi alla terza ora mi dice che è cambiata la licenza, che si interrompe, che devo pagare in continuazione. Dov'è la libertà di apprendere? Dov'è la garanzia dell'istruzione? Il diritto all'accesso non c'è, è chiaro? Quindi io posso avere anche un Mac, ma intanto ho uno strumento gratuito, accessibile, che posso gestire come pare. Piace a me, protetto da virus, da spyware, tutte queste cose che voi sapete meglio di noi. Adesso noi abbiamo una serie di così, idee da far passare nelle scuole. Dire che per esempio lo software è collaborativo, cioè permette di condividere facilmente tra docenti che hanno varie insomma, localizzazioni, a nord, a sud, eccetera. Se no io ho questa macchina, tu c'hai quell'altro sistema operativo, tu quell'altro, è difficile condividere, ok? Fai di capire che sono conservativi, nel senso che se oggi ho scritto un documento con un certo programma, io fra 10 anni ancora lo posso leggere, non ho bisogno, è diventato obsoleto, non lo posso più vedere perché non,
quel software non gira più sul sistema, sulla versione del sistema di oggi. Lo sapete, se avete scritto un documento di 10 anni fa, difficilmente lo potete leggere con Word. È chiaro? Invece qui c'è garantita la conservazione della funzionalità degli applicativi software. Questi sono i punti critici. Ma quelli precedenti, poi naturalmente voglio sapere se no, non c'è problema di... No, ma è precedente. Vado indietro. Vai indietro. Sì. Aspetta. E vabbè, questo l'ho detto, sono indipendente. Un attimino. Quindi, questo l'abbiamo detto. Ok, naturalmente tutto quello che gira, sapete, è soggetto a licenze di varia struttura, più o meno aperti, più o meno proprietari, più o meno condivisibili. Andiamo avanti. Quindi la scuola ci guadagna perché è tutto gratuito, ok? Anche nella gestione è semplicissimo. Non c'è l'attacco dai virus, non ci sono gli aggiornamenti in continuazione. Girano questo sistema operativo gira anche su una macchina da 1,5 GB di RAM, a 2 a 3, va come un razzo. Quindi io posso recuperare, l'abbiamo fatto, macchine obsolete. Nella mia scuola qui abbiamo recuperato l'altra volta con lui 30 macchine da buttare via e funzionano benissimo. Le prove invalse che hanno fatto ultimamente nelle scuole girano meglio sui nostri ore su questo sistema qua che sugli ultimi Windows 10. Quindi cosa abbiamo da dire? Anche il controllo dei dati, io sono il proprietario, il gestore del controllo, no, non terzo, ok? Questo è importante per le scuole, ci sono dati sensibili, non si sa che fine fanno. Vabbè, allora vediamo un po', loro hanno sviluppato questo sistema per le scuole, non solo hanno sviluppato il sistema, ma l'hanno corredato di una serie di applicativi software per fare tutto quello che si vuole o che si dovrebbe fare a scuola, non effetti speciali, cose di base, quindi usare gli editor di testo, di immagini, di video, di foto, fare le mappe, fare la stampa 3D, eccetera, eccetera. Sono tutti testati, utilizzati, se uno vuole ce ne può aggiungere anche altri. Mi pare che sotto Ubuntu ci sono circa 30.000 software. Quindi la macchina si può anche gestire perché è molto avanzato, può anche cambiarlo, eccetera. Il programma di base può essere adattato. Quindi questo progetto nazionale si chiama Scuola Amica del Software Libero. Noi qui a Cosenza, nella nostra provincia, in 2 mesi abbiamo già stabilizzato l'uso di 200 macchine vecchie. In tutta Italia c'è una grande community che lo sta diffondendo, specialmente nel nord-est. Quindi, qui dobbiamo dire di più, velocemente. Ci sono gli sviluppatori, cioè non siamo soli, questo fa tutto in rete. Se io ho un problema, basta, posto il mio intervento, in 5 minuti provato, ho la risposta. Voglio il registro elettronico, voglio non so che cosa per fare l'orario, ho questo problema con queste LIM, ho questo problema con questa, in 5 minuti una vasta comunità ti risponde, come succede per esempio nelle vostre mailing list. C'è un sito nazionale gestito dal CNR di Genova, dove ci stanno una serie di video tutorial, materiali vari, per cui anche uno, con minime competenze digitali, se ha un po' di pazienza ci arriva veloce. Però questa partenza, insomma, questa è la parte più dura. Cambiare l'abitudine del docente, non c'è tempo, voi sapete come funziona la scuola. Questa è la resistenza. Ma se c'è un dirigente, se c'è un gruppetto, parte e funziona. Noi abbiamo la prova. Siamo stati a Rossano, siamo stati a Cassano, a Cetraro, perché poi andiamo proprio di persona lì dove stanno le situazioni critiche e la risposta è buona e vi garantisco che nelle scuole ci sono persone veramente eccezionali. Abbiamo trovato l'insegnante così in incognito, ma tu che stai a fare? Messo in mezzo, è disponibile. Quindi, e questa è la presentazione, quindi noi ne facciamo una questione ideologica, non tanto tecnica. Questa è la distribuzione di Linux per questa la scuola in Italia. In questo settore, almeno noi la pensiamo così. Questi pallini rossi rappresentano la distribuzione di Sodi Linux attualmente in Italia. Cioè, chi installa Sodi Linux nelle scuole viene inserito in questa mappa così da avere un quadro generale della situazione. Naturalmente vedete che si è sviluppato nel nord Italia, a Verona, perché uno degli sviluppatori
di Verona, poi con la collaborazione del CNR di Genova, ecco perché si è diffuso maggiormente. Poi grazie a Giovanni l'abbiamo conosciuto qui a Cosenza, da 3 anni a questa parte l'abbiamo subito fatto nostro, tra virgolette, questo progetto. Ci è piaciuto talmente tanto perché riusciamo a recuperare. Io insegno, sono in una scuola media e da 17 anni mi rendo conto che pochissimi docenti usano adesso. Io ho assistito ad un'involuzione digitale, cioè man mano che la tecnologia è andata avanti, i docenti al posto di utilizzare la tecnologia sono tornati alla lavagna e gesso e mi sono chiesto perché. Perché le macchine non vanno? Perché perdono 10 minuti solo per avviare un PC? C'è Windows che si impalla, quando si aggiorna perdono, cioè allora io mi vado a preparare una lezione multimediale a casa che impiego delle ore, poi arrivo a scuola per presentare il lavoro e mi si blocca il computer. In quel caso mi arrendo, mi avvilisco e allora lascio stare e ritorno alla lavagna. Ecco la lampadina che si accende, arriva su di Linux in aiuto. Perché è talmente leggero, piccolissimo, gira su macchine obsolete, abbiamo recuperato, come ha detto Giovanni, computer vecchissimi, anche con, loro dicono, due dual core, 2 giga di RAM, ma io ho installato su, anche su macchine con 1 giga di RAM e va bene. E quindi recuperiamo laboratori che, vi faccio vedere delle fotografie, giusto per capirci, questa è la situazione di molte scuole ad oggi. Questi sono i computer, questa è la fine che fanno i computer perché hanno Windows XP o i più moderni Vista e vanno a finire in questi erano destinati alla Calabria Magna, mi pare, no Giovanni? Questi computer e noi li abbiamo recuperati così. Questo è il laboratorio oggi, perfettamente funzionante. Questo è il laboratorio della mia scuola, era inutilizzato perché Windows 7 era corrotto, i virus, i ragazzi che accendono, spengono, staccano la spina, non è che seguono tutte le procedure, non funzionava più per anni. Io ho conosciuto Sode Linux, l'ho installato in pochi, perché poi si installa in pochi minuti, per chi non deve fare il dual boot lo installa con... come si chiama? No. Clonezilla in 10 minuti lo installate e quindi si hanno delle macchine funzionanti, non si sono mai bloccate, non si sono mai arrestate, funzionano perfettamente, i ragazzi si sono adattati tranquillamente al nuovo sistema operativo, quindi la difficoltà è fare capire che esiste qualcosa di bello che può essere utilizzato in alternativa a qualcos'altro che sapete bene oggi. C'è qualcuno che cura gli aggiornamenti? Ora vi dico subito, vi faccio vedere perché è la curiosità, capisco bene. Questo è Sode Linux. Il sito della guida. Questo è Sode Linux, così come lo vedete. Naturalmente è una grafica accattivante sia per i docenti che per gli alunni, cucito su misura. Perché all'interno troverete tutti gli applicativi utili per la didattica, sia a casa che a scuola. Noi lo possiamo distribuire, lo possiamo dare ai ragazzi, lo possono portare a casa e lo possono installare nel loro computer. Non lo vogliono installare? Bene, inseriscono la pennetta e lo fanno partire in live. E quindi l'importante, lo sapete bene, il BIOS, accedere al BIOS dà la possibilità di fare partire la pendrive e lavorano in live. Attualmente nella versione che ci ha lasciato Susillo, l'ultima volta che è venuto, c'è una funzione ancora più bella perché ci ha inserito la funzione utente che a scuola è molto utile per noi in quanto i ragazzi accedono come utente, lavorano, possono smanettare, possono fare tutto quello che vogliono, possono modificare tutto ciò che vogliono. Una volta che spengono il PC e lo riaccendono, si resetta come se avessimo installato in quel momento il sistema operativo. Questa è una funzione che per noi è fondamentale. Anche se, ripeto, Sode Linux è molto stabile, è difficile andare a corrompere, anche perché ogni volta che vuoi fare qualcosa ti chiede la password per poter installare un programma o per fare delle modifiche. Già il fatto stesso che io per avviare Chrome mi chiede una password. Comunque, la distribuzione
si basa su Ubuntu Mint, mi diceva lo sviluppatore Paolo Caruso del CNR, che hanno scelto questa distribuzione Mint perché ha una stabilità nel tempo maggiore. Infatti questo è garantito minimo 5 anni, cioè io oggi vado ad installare un computer su di Linux e per 5 anni mi tolgo il pensiero in una scuola. Non devo fare nulla, aggiornamenti zero, nessun aggiornamento. Se lo volete fare, qui c'è lo scudo, clicco sullo scudo, aggiorna, ma va ad aggiornare soltanto la sicurezza del sistema. Quindi non va a modificare completamente il mio sistema operativo come può succedere. Avete visto il passaggio da Windows 8 a Windows 10? A scuola è stato un trauma, perché questo passaggio, i computer che si sono aggiornati in automatico si sono bloccati perché poi la connessione internet non riesce ad essere così. Abbiamo 2-3 mega nelle scuole nostre la velocità, quindi pensate bene un aggiornamento di Windows 10 quanto tempo prende. Nel caso di molte utenze, comunque l'aggiornamento si può fare sempre da root, solo da root, oppure chiunque può andare a fare l'aggiornamento, lo sveglio. L'aggiornamento di questo, no, L'aggiornamento lo basta. mandano loro. Ah, lo mandano Sì, loro, però perché noi abbiamo. ogni qualsiasi utente può Sì, andare ad aggiornare, basta che è clicca. semplicissimo. Questo è il sito di Sode Linux. Sì. Io mi vado a registrare da questo login, mi registro e mi scarico la distribuzione che mi serve. Man mano che loro aggiornano, rilasciano delle versioni successive, come quello che vi ho detto, la rilasceranno tra poco, che cosa faccio? Me la vado a scaricare. È libera, gratuita, me la vado a scaricare e la vado a sostituire alla versione che ho. Se proprio ho la necessità, ma ripeto, io ancora ho la versione vecchia, quello che vedete, vecchia tra virgolette, ma va benissimo. Che cos'ha? Ha un menu, la navigazione è molto simile a quella di XP, come vedete il menu, e in più ho una docky sotto, come il Mac, dove io posso andare ad inserire dei programmi da far partire velocemente, cioè quelli che mi servono di più, li metto nella docky. È completamente personalizzabile il desktop, nel senso che io posso nascondere tutto. Se ho alunni diversamente abili che usano un PC con il touch, io lo posso modificare, togliere tutto e mettere soltanto le icone degli applicativi che servono all'alunno diversamente abile. Quindi non mi va a toccare, non mi va a non va a cliccare su altri programmi o addirittura nel menu. Quindi lo posso personalizzare. Cosa ha in più questo sistema operativo? Questi applicativi, come vedete, sono stati i menu sono come si dice? Sono personalizzati. In quanto vedete sono suddivisi per compensare le difficoltà, quindi per gli alunni diversamente abili abbiamo tutti questi programmi. Abbiamo degli applicativi per creare video lezioni. In classe l'altro giorno la collega mi chiedeva: Sergio, io voglio fare una video lezione. Noi abbiamo Windows 8, Windows 7 mi pare nel computer della classe. Ho detto: guarda, facciamo una cosa, ti installo Sode Linux in dual boot su questo computer e facciamo prima, perché basta cliccare su questo programmino e mi parte subito la registrazione a schermo. Cioè tutto ciò che io faccio me lo registro. Quindi la collega che usa la LIM e noi abbiamo gli applicativi per usare la LIM, vedete? Mi apre Open Board. Mi devo fare la lezione, questa è la lavagna, come dicevamo, lavagna multimediale. Mi vado a fare la mia lezione. Man mano che io faccio la lezione, il programma sta registrando, scrive recorder, sta registrando tutto ciò che io sto facendo. A che mi serve? A conservare il video, se eventualmente lo voglio mandare ad un ragazzo che è assente o un ragazzo che è all'ospedale vuole vedere la lezione, in pochi minuti, vedete la semplicità dell'utilizzo. Deve essere semplice, altrimenti i computer non vengono utilizzati. Cioè, il computer a scuola, io ho visto, vi ripeto, viene utilizzato soltanto Word. Il programma, se c'è,
il programma della lavagna, altrimenti viene usato solo come proiettore, non come lavagna multimediale. Se qualcuno ha la bontà di installare i driver con la LIM, oppure, e l'altro programma è Chrome, YouTube per fare vedere qualche documentario. Questo è l'utilizzo che ne fanno i colleghi a scuola della, del computer. Qualcuno apre il libro in dotazione, il libro che danno le case editrici, e quindi proietta il libro sulla, alla LIM. Perché è difficile? Perché Windows cosa vi dà? Quali programmi dà per la didattica? Oppure esistono altri programmi utili per la didattica? Non sono specifici, cioè non è specifico. No, qui invece è stata fatta una scelta accuratissima di applicativi che devono rispettare quattro requisiti. Devono essere longevi, cioè durare nel tempo, ripeto, almeno 5 anni. Devono, tipo Firefox, CMAP, LibreOffice, vedete sotto LibreOffice, quindi longevi. Devono essere semplici e intuitivi nell'uso. Devono avere una documentazione. Una documentazione, perché io che uso uno di questi programmi voglio anche una guida e un supporto online, perché se ho delle difficoltà qualcuno mi deve pur rispondere su questo programma. L'altro è che devono dialogare, posso installare questi programmi anche su altri sistemi operativi e quindi usare il file salvato con Sode Linux lo posso aprire anche su, su Windows. Ad esempio, uno dei più importanti programmi presenti secondo noi del CTS è questo, che è AraWord. AraWord è per la comunicazione aumentativa alternativa, è un programma per gli autistici. Questo scrive, io scrivo e si creano delle icone e quindi per immagini. C'è pure un'altra cosa che devo dire: in questo sistema operativo ci sono le sintesi vocali, quindi c'è il lettore a schermo, tutto gratuito. Ci sono le sintesi vocali per i diversamente abili, utilissimi. Per i non vedenti abbiamo si interfaccia con tutti i dispositivi, ad esempio barra braille, stampante braille, qualsiasi dispositivo collegate riconosce, qualsiasi stampante per collegare, non c'è bisogno di driver perché li va a riconoscere, loro sanno bene che sono nel settore di Linux come funziona. Il driver della LIM dove usiamo Carbon, sono arrivato dopo. Sì, anche io volevo fare la stessa domanda, perché l'unica difficoltà alla fine sono i driver del touch. Sì, si possono scaricare. Quella è l'unica difficoltà, perché per il resto c'è. I driver li potete scaricare, inoltre trovate i driver, anche trovate la distribuzione per Linux. Io l'altro giorno dell'Olivetti ho trovato una distribuzione Linux. Il problema principale che ho riscontrato io, che i produttori di hardware delle LIM, non produttori, proprio la LIM touch, praticamente hanno a suo tempo rilasciato dei driver, del software, eccetera, eccetera, che comunque ormai non funzionano più, perché richiede delle dipendenze che ormai nei repository non esistono più, delle vecchie dipendenze. Io leggevo, c'è una community, leggevo l'altro giorno, c'era questo problema, non l'ho letto poi. Per mancanza di tempo, ma ti posso dare una risposta, perché nelle email che arrivano, io faccio parte della mailing list nazionale sia del CNR sia del CTS, perché noi abbiamo in corso questo programma, e arrivano continuamente delle richieste, e mi ricordo c'era una richiesta proprio dei driver delle LIM, però mi dispiace, non l'ho letta, non ti so dare una risposta. So che alcune le puoi scaricare e funzionano. Io per Smart Board e Olivetti le ho scaricate e funzionano, per altre non, perché poi quando ti trovi il problema davanti vai a chiedere.
Il bello di questo è che hai a disposizione delle persone che ti rispondono in pochi secondi. Quindi basta che ti iscrivi alla mailing list, scrivi il problema e ti arriva subito una risposta. Prego, figurati. Mi dispiace, non so il modello, quindi non ti so dire di preciso. Però ti posso assicurare che ci sono delle persone in gamba che... Ma io consiglierei loro interessati a registrarsi, entrano in questa community e hai proprio la risposta precisa. Sì, io diciamo, non conoscevo solo Linux perché in questo periodo stavo scegliendo la disciplina della scuola. E se no c'è quella linea gratuita che sta su sottolineo, nella suite di Sode Linux c'è anche il programma per gestire la lingua. Che non è solo quello che fa il sistema dell'educational, però dopo che ho visto questo, sinceramente, era l'unico che ho scritto. È questo. Il tempo a mia disposizione è terminato e vi faccio vedere soltanto che esiste all'interno di Sode Linux stesso, trovate una guida su tutti gli applicativi che sono stati installati. Quindi chi ha difficoltà, non sa che cosa serve un programma, subito apre la guida e vede questo simbolo, dice di a che cosa mi serve. È un programma tipo CAD, quindi so che ho un programma tipo CAD all'interno che posso disegnare e C'è anche così la via. community di riferimento Ci dove sono vari intracciare. livelli di C'è community, tutto. Hai tutto a Per esempio, disposizione. se si vuole spingere la scuola a volersi documentare meglio o comunque chi ne fa, insomma, Ho dove fatto vedere, viene. questo è il sito ufficiale. Uno. Abbiamo, poi grazie a noi del CTS siamo riusciti a far creare quest'altro, guardate che meraviglia che cosa Questo hanno è fatto, stato gli fatto sviluppatori. Fatto per noi. Un minuto soltanto, perché è importante fare capire. Il problema è che apri il CD e così va dentro. Abbiamo costretti questi Guardate, qui. esiste Ma se 40 usate video bisogna avere tutorial una sull'uso di conoscenza. Sode Linux. Ognuna di queste, guardate, ognuna di queste è un video tutorial. Tutto, non so stampare una stampante, non so installare la stampante, ho problemi di driver. C'è il video tutorial. Voglio scaricare, lo voglio installare, fare la post installazione, voglio qualsiasi cosa. Ormai sono arrivati a 40, ma ogni giorno ne aggiungono un video tutorial. Governare la macchina e questo è, poi ci sono pure la guida ai programmi. Come dicevo, per ogni programma metteranno un video tutorial. Posso fare una domanda di Prego. considerazione? Quindi troviamo in uno di quei settori in cui c'è una verticalizzazione applicativa di software libero per un campo specifico e un'utenza specifica. E come in ogni caso si crea una community, quindi il supporto di base per tutto quello che serve alle persone viene proprio come stato dicendo. Però non sempre ci sono cioè, delle competenze necessarie anche per potersi applicare. Perché spesso ci va. Allora, qui l'essere software libero è un vantaggio perché il supporto specialistico poi lo può dare chiunque perché non c'è nessun tipo di blocco sul vendor. Cioè, mentre un prodotto specifico può fornire solo un certo tipo di Bravissimo, sì. venditore e l'assistenza può fare solo per Bravissimo. qua, un qualunque esperto minimo di informatica con la voglia di dare una mano in un mercato libero, quindi i costi che possono essere naturalmente molto perché una cosa di licenza da solo l'attività di consulenza che viene fatta, no? È l'aspetto chiave del modo di business della cosa cioè qui non c'è più quello che ti vende la licenza Bravissimo, e quindi il sì. 90% di quello che incassi se ne va al Perfetto. software il 10% che è stato lui per dare supporto. Qui c'è solo per il 10%, magari è un po' più complesso, magari il costo può essere però sicuramente più basso. Per esempio, io voglio avere LibreOffice fischi, non c'è. Ci sono dei supportatori che sanno fare questa cosa, Grazie. No, no, però scusa se se abbiamo io sforato, capita anche a livello. Dai, dai.
È normale. Abbiamo sparato di quanto? Cioè, allora, se noi abbiamo nella nostra provincia, che sono io, sono un rappresentante del cosiddetto centro territoriale di supporto, che sono siciliese. Iniziare dicendo fa, però in provincia costituisce un centro di supporto per portare le tecnologie nelle scuole per gli alunni disabili. Poi invece la cosa, la disabile si apre l'audio, come siamo nati come supporto per le tecnologie nelle scuole, giusto? Quindi noi lo stiamo promuovendo perché c'è il tema della situazione civile. Cosa siete? Lo centro, amministrazione. Il GPS è un'istituzione pubblica, fine da lui. Ce n'è una, ma non è una di tale, ce n'è una di tale, ce n'è e noi proviamo che lei è un no, assolutamente no, è no, non può essere ma lei la pratica è più rispetto a quello che sono fatto noi sono così loro a un certo punto abbiamo spiegato queste robe abbiamo creato la nostra community di docenti che si cambierà ma sopra di noi ci sono loro sopra ancora c'è la community internazionale quindi a secondo del livello tuo di interesse, ti conviene iscriverti a tutto quanto viene visto come quello che dico, se una scuola non c'è con le minime competenze, non vuole sapere. Bravo, allora che stiamo facendo noi? Sì, adesso ne stiamo parlando una settimana di cosiddetti docenti del medio livello, no? Proprio qua se ne abbiamo altro, che non ci interessa, io vorrei solo una che sa usare Windows, ma non usa Windows, non è Windows. Vabbè, non ci interessa però. Come docenti, che sono docenti, gli ingegneri dovrebbero fare altre cose, quindi non posso avventurare queste cose. Quindi stiamo preparando queste persone che ottenendo competenze digitali, come io sono usato con Windows, ci vado a lavorare con Word, queste cose, va bene. Questi qui poi loro vogliono aiutare i docenti a accedere a questo sistema, e li faranno usare, non solo il sistema operativo, ma anche tutti gli altri docenti che ci stanno sotto, sono tutti liberi. Quindi facilità, io ho in classe un minuto la mia macchina deve funzionare, io devo pensare alla didattica, non devo giocare con la macchina, va bene? Il piccolo lavoro ci sono sul via, c'è un problema con i driver che ho fatto in questo tempo. In questo tempo, la nostra community piccolina non credo che sia la tesi della seconda, magari c'è ancora, ma c'è quello superiore. Se voi vi iscrivete lì, così lo metto in vari eventi, in vari comuni, io non posso dialogare con me, via, per ingegneria, ok? Sì, sì. Puoi usare questa. Anzi, se qualcuno di voi è interessato alla sua lei ci vuole aiutare. Perfetto, ci vuole grazie a Giovanni e a Sergio per questa introduzione a Sodi Linux.